Ciao ragazze, allora questo è un video un po' particolare perché è dedicato interamente al ciclo mestruale. Quindi noi, è un argomento un po' tabù perché noi ragazze a volte diciamo le mie cose perché non vogliamo dire la parola mestruazioni, anche se non c'è assolutamente nulla di cui vergognarsi, però noi siamo un po' così e quindi anche se è un argomento un po' tabù mi sono detta perché non dedicare un video intero all'argomento, anche perché se ci penso magari qualche anno fa quando ero un po' più piccolina mi sarebbe stato veramente d'aiuto un video del genere. Vi darò 10 consigli su, sul ciclo, su come sopravvivere e insomma come alleviare dolore, eccetera eccetera. Sono 10 consigli che veramente tutte le ragazze dovrebbero sapere. Consiglio numero 1: mangiate cioccolato fondente. Ok, voi mi direte come fa il cioccolato fondente ad aiutarmi? Ebbene sì, il cioccolato fondente è ricco di magnesio che ci aiuta sia con l'umore che a controllare i dolori se come me a volte siete talmente irrigidite dai dolori, dai crampi che non riuscite nemmeno a muovervi praticamente. Ebbene sì, il cacao in questo aiuta, meglio se è fondente il cioccolato, appunto perché il latte tende a far perdere un po' le proprietà, quindi lunga vita al cioccolato e abbuffiamoci. Adesso abbiamo la scusa per abbuffarci di cioccolato quando abbiamo il ciclo. Numero 2 è, ricollegandoci ai crampi e ai dolori mestruali, una cosa che aiuta tantissimissimissimo è una borsa dell'acqua calda o una qualsiasi cosa calda appoggiata sul basso ventre per farvi, so che è una sciocchezza, però anche il calore del computer portatile quando ho questo tipo di crampi mi aiuta un sacco ad alleviare il dolore perché rilassa i muscoli, il calore, e quindi non sono più così tesi e veramente vi giuro che aiuta tantissimo tantissimo quando il male è veramente terribile. Anche se fa caldo potete mettervi, tipo non lo so, se non avete una borsa dell'acqua calda potete mettervi una maglia, un maglione solo sulla zona, ma tenere la zona riscaldata vi garantisco che aiuta. Numero 3, tenete sotto controllo il vostro ciclo con un'app apposita. Oggi tutti abbiamo i cellulari e possiamo liberarci dell'incubo, tipo a me è capitato, a chi non è capitato vi prego scrivetemi così non mi sento l'unica, ma a chi non è capitato di uscire, essere fuori con gli amici, a me è capitato a scuola, cioè vi dico solo questo, a scuola ero lì calma e tranquilla, tutto ad un tratto track mi rendo conto che sui miei jeans c'è una macchia ben riconoscibile purtroppo, e quindi queste app calcolando, io ci ho inserito questa che uso io, è la Clue app, la conoscete, ve ne ho parlato diverse volte, è quella che uso tuttora, l'avete vista anche nel mio What's in my iPhone. Clue app vi permette di inserire tutti i dati possibili immaginabili, veramente umore, dolori eccetera eccetera, in modo da calcolare il prossimo ciclo come sarà, e oltretutto vi calcola anche quando è che deve arrivare il prossimo ciclo, così voi se non altro siete pronte e siete attente e magari vi attrezzate prima. Poi ne parleremo anche di come evitare spiacevoli inconvenienti, ma Clue App è molto molto utile per questo, vi dice quando appunto ci sarà il vostro ciclo, calcola la media dei giorni che potrebbe durare, vi calcola se potreste avere dolori, se insomma se sarete irritabili o arrabbiate, io a volte divento tipo mezza depressa, quindi insomma questo e tanto tanto altro ve lo calcola Clue App, quindi inserite più dati possibili, veramente io ho fatto così e mi aiuta tantissimo, quindi inserite più dati possibili, come vi sentite, le perdite come sono addirittura, perché è veramente super 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 specifica e vi aiuta anche con il controllo, non è contraccettivo naturalmente, però vi fa sapere quali sono i vostri giorni in cui siete più fertili eccetera eccetera, l'ovulazione eccetera eccetera, quindi date assolutamente uno sguardo a Clue App, tenete sotto controllo il vostro ciclo con un'app, perché purtroppo quando io ero alle medie non esistevano gli smartphone e altrimenti avrei evitato quella brutta figuraccia, ecco. Numero 4, e questo potrà sembrarvi un po' assurdo, ma vi garantisco che questo metodo, anche se è molto casereccio, improbabile, però se ne avete davvero bisogno e non avete un assorbente nelle vicinanze, vostre amiche non ce l'hanno, cioè siete veramente fregate totalmente, questo metodo vi salva la vita letteralmente. Non mettetevi a ridere perché vi giuro che funziona ed è l'unica salvezza in questi casi. Voi prendete il calzino che avete, prendete il calzino, lo mettete sulle vostre mutandine, insomma dove normalmente appoggereste l'assorbente, e poi avvolgete il tutto con un bel po' di carta igienica in
modo che resti là fermo. Questo naturalmente è proprio, cioè, la salvezza in casi estremi, però se non c'è altro, l'unico modo per evitare che vi si macchino i pantaloni e si veda tutto è questo è un salvavita, credetemi. Numero 5, se come me, appunto, ve ne ho accennato prima, se come me soffrite di crampi eccetera, non mi succedeva quando ero un po' più piccolina, ultimamente mi succede tanto, troppo. Se come me venite, cioè avete dei crampi talmente forti che a volte vi svegliano durante la notte ed è osceno, perché poi quando prendo l'antidolorifico devo comunque stare lì ad aspettare almeno una ventina di minuti, mezz'oretta, perché faccia effetto l'antidolorifico, e appena poi posso tornare a dormire. Naturalmente, cioè, la mattina dopo mi sveglio con gli occhi così gonfi e con le occhiaie fino al naso. Una cosa che mi aiuta un sacco in questi casi è praticamente il primo giorno, quando il primo giorno del ciclo, prima di andare, io di solito soffro di crampi le prime due notti, di giorno e insomma mi regolo, prendo gli antidolorifici eccetera, ma la notte è terribile quando mi svegliano. Quindi cosa faccio? Prendo l'antidolorifico subito prima di andare a letto, così poi almeno non vengo svegliata dai crampi durante la notte, e questo mi dà una notte di assoluto riposo e sonno, che è una cosa bellissima. Se anche voi soffrite di questo, sapete di cosa sto parlando, credetemi che prendere un antidolorifico la sera prima aiuta un sacco, e poi la notte vi fate una bella dormita e la mattina dopo vi svegliate fresche e riposate. Numero 6, fate attività fisica. Ok, mi rendo conto che mettervi là quando avete il ciclo ad alzare 500 kg non è il massimo, nessuno di noi ha voglia di farlo. L'unica cosa che vogliamo fare quando abbiamo il ciclo è sdraiarci, metterci rannicchiati in posizione fetale e piangere per il nostro destino. Però effettivamente, questa è la parola che cercavo, effettivamente l'attività fisica, naturalmente con moderazione, non voglio dirvi di uccidervi, però aiuta un sacco, perché rilassa i muscoli e oltre a farvi sviare dal ciclo e dai dolori, effettivamente fare attività fisica aiuta con i crampi mestruali. Quindi muovetevi, anche se non avete voglia, se avete dei dolori, magari non lo so, non avete un antidolorifico, fatevi una passeggiata, vi garantisco che il dolore diminuisce. Questa è una cosa provata da me, quindi garantisco. Numero 7, questo è soprattutto per le più giovani. Allora, se siete tipo, non lo so, scuola, all'università e volete parlare del vostro ciclo, ma ovviamente vi vergognate un pochino perché i vostri compagni possono sentire e poi prendervi in giro per il resto dei vostri giorni, vi conviene, quello che ho fatto io, inventarvi, tipo con le vostre amiche, tra di voi, le vostre compagne, vi conviene inventarvi una parola segreta, è quella che avevo inventato io e mi dicono che le ragazzine qua a Trieste ancora usano, è arrivata la mia zia dalla Russia. Questa è stata la mia invenzione pazzesca, ma vi garantisco che in questo modo nessuno capiva di quello che stavamo parlando, mentre io e le mie compagne sì, ed era fantastico perché potevamo gridarlo senza rischiare appunto momenti imbarazzanti. Quindi inventatevi una parola segreta che solo voi capite e vi garantisco che vi sentirete più libere di parlare dell'argomento, e parlatene sempre con le vostre compagne, non vi vergognate, insomma scambiatevi consigli, opinioni, e anche perché insomma più siamo più ci sentiamo forti. Quindi se avete bisogno di un assorbente chiedetelo sempre a qualche compagna, parlatene, insomma, perché così è anche più bello. Numero 8, questo può sembrare banale ma io non l'ho fatto per tanto tempo e me ne sono pentita non sapete quante volte. Allora, in un momento prendete una scatola di assorbenti, anche se in questo momento non vi servono, correte a comprare una scatola di assorbenti e mettetene due o tre in ogni vostra borsa, in ogni vostro zaino, in ogni vostra valigia, perché capita sempre di trovarci da sole in un posto e non avere gli assorbenti a portata di mano. È successo mille volte a me, quindi ditemi che non sono l'unica, vi prego. Però questo aiuta un sacco voi e poi magari anche qualche vostra amica in difficoltà. Quindi abbiate sempre degli assorbenti nascosti, perché il ciclo è sempre dietro l'angolo. Quindi soprattutto usate un'app, ma se non usate un'app che vi aiuta a capire quando potrebbe arrivare, mettetevi, attrezzatevi sempre con assorbenti ovunque. Io li ho in tutte le borse, in tutti gli zaini, in tutte le valigie, persino nelle tasche di giacche eccetera eccetera, a volte li lavo in lavatrice, però vi prego attrezzatevi in modo da averne sempre almeno uno con voi. Io ne metto due o tre per stare sicura, quindi questo è molto importante. Può sembrare una cosa da sottovalutare, di te, ah vabbè è ovvia, però tipo non so quante di noi lo facciano, quindi
Consiglio Nicolesco, consiglio. Numero 9, se qualche giorno prima del ciclo, come me, è veramente sfigatissimo, mi sto rendendo conto in sto video, se qualche giorno prima del ciclo soffrite anche voi di terribili, tremendi mal di testa, a volte prendo un antidolorifico e non mi passa, ne devo prendere due, lo so, è tremendo, ma se soffrite di questo tipo di emicranie come me, c'è una cosa che vi aiuta un sacco: massaggiare. Ci sono determinati punti che, se massaggiati, aiutano tantissimo a togliere il mal di testa, ad affievolirlo e quindi a darvi sollievo. Questi punti sono il centro delle sopracciglia, appena sopra le orecchie, le tempie e poi sui lati del collo. Massaggiare delicatamente, ma per qualche minuto, queste zone vi dà un sollievo indescrivibile. Provate. Numero 10 e ultimo consiglio per oggi: se state usando gli assorbenti, quelli classici, vi prego smettete e cominciate a usare gli assorbenti interni. Allora, lo dico perché è un consiglio che darei da sorella maggiore. Io ho usato gli assorbenti normali, mi vergogno quasi a dirlo su YouTube, anche se non mi vergogno ormai di nulla su YouTube, però io ho usato gli assorbenti normali per un po' inizialmente ed era terribile, cioè era tremendo, stavo costantemente a sistemarmi, mi davano fastidio e poi è inevitabile che veramente qualcosa fuoriesca, cioè non lo so, erano tremendi, sono tremendi e mi dispiace per le persone che li usano veramente. Usate, passate agli assorbenti interni, vi cambieranno la vita, potete andare al mare, potete fare ginnastica, le capriole se volete e non dovete preoccuparvi di fuoriuscite sgradevoli. Quindi so che anche questo può sembrare un consiglio stupido, ma se non li avete mai provati, provateli perché vi cambiano la vita letteralmente. E quindi questi erano i miei 10 consigli per il ciclo mestruale, ragazze. Se ci sono altri consigli che io in questo video non ho dato ma che vorreste dare a me o alle ragazze che mi seguono, aiutiamoci tra di noi femminucce, scrivetemelo nei commenti, spero vi siano stati utili o vi saranno utili. Io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo presto, ciao.